I SUV coupé piacciono sempre di più e adesso nel segmento è arrivata anche lei, la Lynk & Co 02, il nuovo SUV compatto dalle forme filanti della casa svedese che fa parte del gruppo Geely, debutta qua a Milano e adesso ve la racconto per filo e per segno con gli esterni, gli interni e il suo powertrain. Non prima però di avervi ricordato di iscrivervi al nostro canale YouTube e cliccare sulla campanella degli avvisi. Un SUV, vedete, preso d'assalto da numerosi modelli, adesso lo inquadro subito nel segmento, è lungo 4,46 metri, quindi appunto si inserisce nel segmento B e vediamo subito questo frontale che reinterpreta e cambia, ispirandosi però al passato, il design di Lynk & Co, il suo linguaggio stilistico, con questi bellissimi gruppi ottici a LED che sono praticamente dei graffi nella carrozzeria qui del muso e che appunto evolvono il design della casa. E qua invece ci sono in basso gli altri gruppi ottici, con un frontale chiaramente praticamente completamente chiuso. Qua sotto abbiamo un'aerodinamica attiva sulle versioni più ricche e qua sono nascosti tutti i vari sistemi per i sistemi di assistenza alla guida. Purtroppo le portiere aperte non permettono di vedere il profilo, che è decisamente molto filante. Vi invito a guardare le foto sul sito. I cerchi possono essere da 19 o 20 pollici, 19 pollici sulla versione entry level, 20 sulla più ricca, e guardate che bello che richiama il mondo delle coupé, le portiere senza cornice, veramente molto molto belle. Un altro dettaglio che a me piace tantissimo sono gli specchietti ancorati non al montante ma alla portiera, che danno veramente un senso di sportività e anche di nuovo. Mi piacciono veramente tanto, molto bello anche questo colore che passa un po' dal magenta al rosso. E adesso vi faccio vedere anche la coda, qua che richiama leggermente la Toyota CHR. Comunque appunto il mondo dei SUV coupé alla fine richiede queste proporzioni, con un tetto che però corre praticamente tutto parallelo al terreno e inizia a inclinarsi dolcemente solamente a partire dall'1.8, così da non sacrificare l'abitabilità e anche per le persone più alte. Sfrutto i colleghi per farvi vedere poi comunque come si sta qua dentro, e adesso vi faccio vedere anche il bagagliaio, che in questo momento viene pulito giusto per noi, con un comodo doppio fondo dove andare a riporre cavi di ricarica, un bagagliaio del quale però non ci sono ancora i valori della capacità minima e massima. Però vedete, è un disegno abbastanza regolare, e vi faccio vedere che belli anche i gruppi ottici posteriori a forma di L, queste lame luminose decisamente ben riuscite e spigolose, che appunto evolvono ulteriormente il design di Lynk & Co. Un altro particolare sono le maniglie affogate nelle portiere, chiaramente per un discorso di CX, perché essendo un'auto elettrica questo è un argomento decisamente importante, perché ogni chilometro in più di autonomia può anche fare la differenza, e aerodinamici sono anche i disegni, aerodinamico è anche il disegno dei cerchi. Adesso mi metto in fila e vi racconto gli interni. Ed eccoci all'interno della Lynk & Co 02, con uno stile minimal tipico del design svedese e con un grosso monitor centrale da 15,4 pollici da quale si gestisce il sistema di infotainment, ricco di funzionalità e con uno stile che ricorda un po' quello di Tesla e dei tablet che usiamo tutti i giorni. Ci sono appunto tante app, si possono anche scaricare dallo store dedicato, che adesso però non è ancora attivo perché dovrei loggarmi. C'è già Spotify per ascoltare la musica in streaming e poi dopo tante altre cose, e naturalmente anche Android Auto ed Apple CarPlay, sia con filo sia in modalità wireless. Una cosa interessante, come succede anche sulla Lynk & Co 02, che premendo
un pulsante qua sul sistema di infotainment, si possono mandare suggerimenti alla casa dicendo cosa piacerebbe trovare un domani, magari proprio qui sull'infotainment, e che si potrà scaricare grazie naturalmente agli aggiornamenti OTA e alla connettività 5G. Davanti al guidatore c'è invece la strumentazione digitale da 10,2 pollici, molto minimal anche lei, e furba la cosa che la forma della corona nella parte alta del volante permetta di vederla sempre molto bene senza avere la parte alta tagliata. E qui vedete c'è anche il sensore per rilevare l'eventuale stanchezza del conducente. Mi piace molto la forma del volante, appunto qua, cioè abbastanza squadrata, qua con tanto spazio per la strumentazione, qua tagliato invece nella parte bassa. E poi ci sono i vari pulsanti fisici, molto belli, un bellissimo feedback per gestire i sistemi di assistenza alla guida e le varie schermate del sistema di infotainment. Adesso qua, luce permettendo, vi faccio vedere che c'è una presa USB di tipo G da 60 watt e qua le la bocchetta dell'aria condizionata, molto 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 bella questa lama luminosa che attraversa praticamente tutta la larghezza della plancia, corre da portiera a portiera. Naturalmente può avere differenti colorazioni, differenti temi per rilassare o caricare i vari passeggeri. I materiali sono riciclati e riciclabili, molto belli al tatto, danno veramente un bel feeling, offrono un bel feeling, sono morbidi qua nella parte superiore. Nella parte inferiore sono più rigidi, ma comunque sempre decisamente di buona fattura. E poi una curiosità, questo elemento qua sotto il bracciolo centrale, appunto, che corre lungo tutto il tunnel centrale, può essere sganciato dalla sua sede e portato in giro, così che non dobbiamo appunto recuperare tutti i nostri oggetti, ma semplicemente portiamo via direttamente lui. Adesso scendo azionando il bottone e vi faccio vedere come si sta nei posti posteriori. Il sedile è settato per me, sono alto 1,80 m, c'è decisamente un buono spazio. Adesso è un po' indietro perché mi sono dimenticato di chiudere la porta, quindi è un sedile che ha scorrimento automatico per permettere di scendere e salire più agilmente. Qua sul tunnel centrale ci sono le due prese di USB di tipo C e di tipo A, non ci sono invece le bocchette della reazione. E nonostante la presenza del tetto in cristallo, lo spazio per la testa è decisamente abbondante. Non è invece particolarmente esaltante il lunotto, perché appunto c'è questo stile da coupé che però penalizza la visibilità posteriore. Non c'è un tunnel centrale perché siamo in presenza di una piattaforma studiata appositamente per le auto elettriche, quindi non bisogna fare i conti con strani gradini, e i piedi stanno bene sotto i sedili, quindi appunto anche chi siede in mezzo sta comodo e anche in questo caso non deve fare i conti con centimetri che mancano in altezza, quindi non si tocca col tetto. Adesso vi faccio rivedere velocemente anche la plancia, che appunto ho detto mi piace veramente tanto questo design di Link & Co. E a differenza della Volvo X30 sulla quale è basata, la piattaforma è la stessa, mi piace il fatto che ci sia comunque una strumentazione digitale. I materiali, anche questo, sono veramente molto belli. Non mi piace particolarmente però il fatto che il finestrino non scenda a filo portiera e quindi dà un po' l'impressione di un ambiente leggermente claustrofobico, anche per via dei montanti posteriori decisamente importanti. E adesso vi parlo della meccanica. E parliamo appunto di meccanica. La piattaforma è la SEA, la stessa della Volvo EX30, rispetto alla quale però la Link & Co 02 cresce di più di 20 cm, con attualmente un solo powertrain disponibile, con un motore elettrico sistemato accoppiato all'asse posteriore da 200 kW, ovvero 272 cavalli, alimentato da un pacco batterie NMC da 66 kWh, che secondo i dati ufficiali permette di percorrere 435 km nella versione Core, quindi la versione entry level, e 445 invece nella versione More, la più accessoriata, questo grazie all'aerodinamica è attiva e alla presenza della pompa di calore, che appunto danno questi 10 km in più. Per quanto riguarda la ricarica, accetta in
corrente alternata 11 o 22 kW a seconda della versione scelta, la Core 11, la More 22, e invece in corrente continua si arriva ai 150 kW, così da avere una ricarica dal 10 all'80% della capacità delle batterie in circa mezz'ora. Quindi comunque appunto siamo sempre a livelli di anche altri modelli, sia dello stesso segmento sia anche di segmenti superiori. Per quanto riguarda le prestazioni, la velocità massima è autolimitata a 180 km orari, mentre lo 0-100 avviene in 5,5 secondi, quindi siamo davanti comunque a delle prestazioni che sono riconducibili al mondo dei SUV sportivi. Chiaramente, trattandosi di un modello che è strettamente imparentato con Volvo, focus importante anche sulla sicurezza e sui sistemi di assistenza alla guida, ce ne sono più di 20 e comprendono, sono di livello 2 e comprendono naturalmente cruise control adattivo, mantenimento adattivo della corsia, frenata d'emergenza e quant'altro. Per quanto riguarda i prezzi, la Lynk & Co 02 è in vendita dall'11 ottobre a un prezzo di 35.450 euro e ci sarà però anche in futuro, che è un po' una caratteristica di Lynk & Co, un concetto che hanno più volte pubblicizzato, l'abbonamento, perché Lynk & Co, abbiamo anche noi più volte detto, è la casa auto che vuole essere fondamentalmente la Netflix dell'auto, per cui pagando una rata fissa mensile si potrà avere l'auto. Per la Lynk & Co, ad esempio, l'unico modello attualmente in vendita in Italia, c'è una rata da 649 euro, però un abbonamento che si può disdire e attivare quando si vuole, esattamente come i vari servizi di streaming che utilizziamo tutti i giorni per la musica, video, eccetera, eccetera. Purtroppo l'hanno fatto mentre stavo parlando, ma non vi avevo detto, qua sotto c'è anche un frank, quindi un piccolo bagagliaio anche lì per riporre i cavi di ricarica. E ora, come al solito, voglio sentire la vostra. Che cosa ne pensate della nuova Lynk & Co 02? Chiaramente sentiamoci qua sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo video.